Questa giunta deve avere un solo coraggio: cominciare a prendere possesso delle case vuote e che sono da subito assegnabili. Perché questo? Perché ce ne sono 5.000! Il 10 ottobre l'Unione Inquilini ha promosso, con l'appoggio della Confederazione Unitaria di Base, una giornata di mobilitazione con iniziative in oltre 100 città all'interno della campagna internazionale Sfratti Zero. A Milano abbiamo oltre 3.000 sfratti eseguiti l'anno scorso, abbiamo 10.000 e passa sfratti in esecuzione, più altri 6.000 nella provincia. Abbiamo una situazione nella quale le famiglie passano sempre dalla strada prima di avere un'eventuale riassegnazione dopo lo sfratto. Ma c'è stato un aumento degli sfratti in questi ultimi 2 anni di crisi? C'è stato un aumento degli sfratti. Lei è stato sfrattato questo 30 luglio? Sì, sto vivendo in un camper che mi hanno praticamente regalato con mia moglie e il cagnolino. Nel 2010 ho perso il lavoro. Perdendo il lavoro non ho più potuto pagare chiaramente l'affitto, mi sono preoccupato di poter vivere, diciamo, no? E da allora sono in strada, nel parcheggio di fronte alla casa dove abitavo prima. La richiesta del blocco degli sfratti è perché sempre più spesso le famiglie che vengono sfrattate per dei mesi rimangono in mezzo alla strada. La maggior parte di questi sfratti è causato dalla crisi, infatti la maggior parte degli sfratti sono per morosità. Le morosità sono sempre giustificate, per il comune la giustificazione deve essere solo il calo di reddito, non un reddito basso. Quindi se una persona nel 2010 che ha iniziato la morosità guadagnava 1.000 euro al mese come ne guadagnava nel 2009, non ha un motivo valido per cui non riesce a pagare 800 euro d'affitto. Per quanti anni ha pagato l'affitto regolarmente? Praticamente per 38 anni. Quindi la sua situazione adesso è che non ha più reddito, però a 62 anni mancano 5 anni alla pensione e ha fatto richiesta alla Casa Popolare. Ho fatto richiesta qui alla Casa Popolare, l'ho fatta con l'Unione Inquilini, però praticamente me l'hanno bocciata dicendo che io 2 anni fa avevo un reddito sufficiente per poter pagare l'affitto. Sul fronte delle case popolari le carenze sono molte, qualcosa forse lo si riesce a capire dalle notizie di cronaca di oggi, ossia dall'arresto dell'assessore alla casa regionale. Detto questo, però, sulle case popolari da una parte c'è il fatto che lo Stato ormai da anni non stanzia un euro per case popolari, la Regione ha di fatto tagliato i finanziamenti per le case popolari anche lei, abbiamo un ente sotto controllo regionale che è l'ALER, che ha comunque una serie di inefficienze, probabilmente anche di clientelismi cresciuti nel corso degli anni, che si concretizzano in che cosa? Concretizzano anche per esempio nel fenomeno dello sfitto. Abbiamo 4.000 alloggi pubblici che sono vuoti. Oltre al blocco di tutti gli sfratti, comprese le morosità, l'Unione Inquilini rivendica la necessità di garantire a chi subisce lo sfratto il passaggio da casa a casa. Occorre urgentemente varare un piano per aumentare l'offerta pubblica di alloggi, a cominciare dall'assegnazione delle molte case ALER sfitte e con l'acquisizione da parte del comune di alloggi e stabili privati vuoti, da destinare a sfrattati senza casa, utilizzando anche lo strumento della requisizione. Lavoratori che perdono il posto di lavoro, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, questi oltre al lavoro perdono anche la casa. Ciao, io sono Massimo, ho perso il lavoro nel 2010, ho sempre pagato puntualmente e perdendo il lavoro non ho potuto pagare un affitto di 800 euro al mese. Pochi risparmi che avevo via, mi sono andati via in pochi mesi e ho tamponato fino a quando non ho più potuto pagare. Mi è arrivato lo sfratto esecutivo, ho dovuto lasciare la casa ad aprile del 2012 e da aprile adesso sono da mia suocera, in nemmeno 50 metri quadri di casa, con mia suocera di 85 anni e un bambino di 10 anni. Io ho 48 anni e sto cercando lavoro, ho sempre fatto il magazziniere e sono in ballo con delle cooperative di qua e di là, ma più che qualche giorno di qua, qualche giorno di là, io ho reddito fisso da 2 anni che non ce l'ho. Siamo in lista per la Casa Popolare, dentro nel bando di luglio, però fino adesso non siamo stati chiamati. Il meccanismo dei prezzi cosiddetti liberi incontrollato ha prodotto questi prezzi altissimi e quindi il fatto che la gente non riesca più a pagare. Io sono disoccupata da 2 anni, sto cercando lavoro, ma in questo momento il lavoro non c'è. La mia casa è 13 metri quadrati
e non ho riscaldamento, sono piena di scarafaggi e dovevo pagare 450 euro al mese. Io ho iniziato da poco a lavorare, io sono stata un anno e mezzo senza lavoro. Il mio affitto io dovevo pagare 650 euro in 20 metri quadri al mese. Parlando di speculazione immobiliare, non si può non menzionare lo stabile di Via Cavezzali 11, un luogo simbolo di quella che è la proprietà edilizia qui a Milano. Si tratta di un palazzo, un ex residence, che affitta appartamenti piccolissimi, in pessime condizioni, con affitti esagerati. Noi abitiamo in un appartamento di 13 o 25 metri quadrati, e in una situazione disagiata perché ci è piena di scarafaggi, e non c'è riscaldamento, non c'è l'acqua calda, eccetera. E noi fra un po' saremo sfrattati. Qui c'è una ragazza invalida, invalida al 100% e non ha nessun diritto fino adesso. Qui c'è una ragazza che ha due bambini e fra un po' verrà sfrattata. Anch'io abito a Via Cavezzali e io ho un bambino di 5 anni malato e in questo momento me l'hanno messo in comunità perché nello stabile dove abito io non ho possibilità di tenere un bambino così. Quando mi sono separata da mio marito io ho dormito anche alla stazione centrale con mio figlio e poi ho trovato questo stabile che con pochissimo anticipo mi ha dato l'appartamento e io finché ho potuto, che avevo i miei risparmi, ho pagato, ho finito i risparmi, non ho potuto più pagare, adesso ho lo sfratto. Chiedo una mano soprattutto per ricongiungermi a mio figlio, perché il Tribunale dei Minori ha detto che finché io non vivo in una casa normale a me il bambino non me lo ridanno. Io non ce la faccio con le gambe e infatti a me non c'è l'ascensore. Io sono stata all'ALER, mi hanno detto no signora, no signora, ancora è presto. Guarda, io qua non ce la faccio più, perché voglio la casa! C'è poi chi, come Giacomo, con un'invalidità importante per problemi all'udito e con un figlio di 9 anni, dopo essere stata sgomberata da un locale che occupava, si è ritrovata per strada senza la possibilità di accesso alla graduatoria delle case popolari, proprio per via di quell'occupazione abusiva condotta per necessità. Abitavi in una casa occupata a Quarto Giaro e ti hanno sgomberato? Abitavo a Quarto Giaro. E poi hai fatto domanda per una casa popolare? Sì, l'ho fatta. L'ho rifiutata 2 volte, 2 anni. L'ho rifiutata 2. E dove vive? In macchina. Vive in macchina? A sinistra. E non trova lavoro? Non riesce a trovare lavoro perché non c'è sistemazione. Non ci trova. Come si fa a muovere, andare a lavorare senza casa, senza avere a lavare? Dopo 2 anni di lotta siamo riusciti a far cambiare l'atteggiamento alla giunta e adesso ha potuto ripresentare finalmente con tutte le sue caratteristiche la domanda delle case popolari. Chiaramente in questi 2 anni ha vissuto in giro vuol dire in strada, ospite, dappertutto, è invalida naturalmente, è una persona invalida e che questo suo peregrinare nella città è senza fine. Voi dell'Unione Inquilini sconsigliate le persone di fare l'occupazione perché poi si risulta danneggiati nella richiesta regolare della casa popolare, ma allora quali sono le possibilità? Allora, l'occupazione prima di tutto è una scelta che ognuno fa individualmente, chiaramente vanno oggettivamente a creare meccanismi di guerra fra poveri e questo è un dato di fatto. Noi pensiamo che siano le istituzioni che devono cambiare registro, mettere le case in circolazione, eventualmente anche acquisire altre case usando anche strumenti quali la requisizione dello sfitto privato. Cioè in questo momento abbiamo 80.000 alloggi privati sfitti a Milano, compreso interi edifici, uffici che non vengono affittati, che potrebbero essere benissimo trasformati con modeste opere in case, no? E pensiamo che comunque sia il comune che deve dare una risposta, che non è che ci sia il fai da te dell'occupazione. Chiaro che nel momento in cui uno non ha altra scelta è occupato per una necessità, noi diciamo che questa famiglia non va buttata fuori ma va regolarizzata, deve avere delle possibilità di uscire dall'illegalità.